Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra video carriera con il Fulham. Allora, dopo l'ultimo episodio che è andato così così, perché è arrivata una vittoria ottima in Europa League e poi è arrivata purtroppo la sconfitta con il Norwich, ma sono secondo me comunque incidenti di percorso che possono starsi. Come potete ben vedere raga, l'offerta per Hutchison è stata rifiutata purtroppo, quindi proverò a fargliela prossimamente, sperando di riuscirci a tenerlo in rosa perché non vorrei perdere la parametro zero. E avanziamo perché ci avviciniamo alla partita contro il Manchester. Burn, forse anche per le dichiarazioni di Hutchison, è tornato un po' sui suoi passi dicendo di voler andare via, sì, però ha detto che continuerà a dare il massimo per questa squadra finché sarà qui, quindi è una cosa che ci fa molto piacere. Spero davvero di riuscire a mantenere Hutchison qui in rosa, raga, perché sarebbe importantissimo. E scopriamo che giochiamo sotto la neve contro il City. Sistemo la formazione e poi andiamo al match. È tutto pronto, raga. Giochiamo con Bernie, Mario Rui, Moura, Hutchinson, Bellerin, Saul, Bentaleb, Cacciani, Cliccelli, Nussi e la coppia Valencia-Milano, che torna dopo l'infortunio anche se aveva giocato gli ultimi minuti della scorsa gara. È tutto pronto, andiamo al match. Fulham City. Dai, raga, possiamo farcela. Eccoci qua, Craven Cottage, Fulham, Manchester City. Per la prima volta quest'anno giochiamo sotto la neve, dato che comunque sta avvicinando gennaio e naturalmente in Inghilterra nevica. Allora, City terzo a 41 punti, noi quarti a 39, quindi in caso di vittoria non vorrei gufarla, ma potremmo superarli. Ma non pensiamoci in questo momento e pensiamo direttamente alla partita. È tutto pronto, si può cominciare. Buona partita a tutte, come al solito, sempre e solo forza Fulham. Purtroppo ragazzi, scusate, ma mi sono dimenticato di cambiare il pallone come al solito. La palla qui è larga per Elionussi. Elionussi contro due, Elionussi viene fermato, appoggia dietro per Bellerin centralmente, vede Milano la porta, Milano vede il movimento di Valencia, prova a servirlo, Valencia si gira, prova a tirare ma viene fermato da Kompany. Bravissimo Saulo, recupera la palla, Valencia dentro c'è Milano, la palla è per lui, Milano si gira, Milano col sinistro, palla alta, Bentaleb fa 6 a Mario Rui in avanti per Kacanetic, bella palla, Kacanetic ha subito al cross per Milano che non ci arriva, scontro di Milano però in area, si rialza benissimo e Elionussi aspetta che parta Bellerin in ritardo, ma parte Bellerin, poi dentro per Elionussi uno contro uno, Elionussi, la palla arriva a Milano, palla deviata e poi la parata facile di Caballero. Elionussi con le mani per Saul, Saul centralmente vede Bentaleb per Valencia dentro per Cacciani che si vede la palla, bella azione del Fulham, Cacciani che si prova a rientrare dietro per Valencia che col mancino sbaglia clamorosamente. Bravissimo Mario Rui e finisce qua il primo tempo. 0-0 tra Fulham e Manchester City, una partita equilibrata tra due ottime squadre, soprattutto tra un'ottima squadra come il Manchester, una squadra piena di campioni contro la nostra. Comincia la ripresa ed entra Jesus Navas per Milner nel City. Invece, come avete visto, Mister Kundispa non ha chiamato nessun giocatore a scaldarsi. Bentaleb, Saul con l'esterno, Milano per Valencia, devi iniziare a correre Valencia, salta l'intervento di Yaya Touré. Poi da solo Valencia, guardate. Valencia prova a girare Yaya Touré, se ne va Valencia, la porta ancora lui, Valencia, salta l'uomo, Valencia! Valencia, la parata di Caballero. Cosa aveva provato Valencia da solo? Palla dentro, occhio il tiro, la parata di Berni e poi la rete del francese Nasri. Rete, che palle. Gol del vantaggio del City al 58esimo. Ma Berni. Sarai un 82 ma dimostri di essere tipo un 75. Prima il tiro, la parata che era semplicissima, raga. Erroraccio di Berni e c'è 1-0 del City. Cross dentro di testa Moore, molto bene. Poi Elionussi benissimo per Saul. Saul prova a strappare completamente il centrocampo. Corre Saul, accelera. Saul è da solo però. Saul allarga per Valencia. Uno contro uno. Valencia prova ad andare sull'esterno. Se ne va Valencia. Prova a entrare in area. Valencia. Rientra Valencia. Valencia da solo. Valencia accelera. Valencia la piazza. Parata facile di Caballero. No, occhio il tiro. 2-0. Mario Götze al 70esimo. Comincia molto ma molto male questo episodio. L'assist di Jovetic per la rete di Mario Götze. Kacanic vede dentro Bentaleb. No, la palla arriva a Milano. Chi la fa scorrere? Milano! Lucas! Milano! Fai prendere la palla. Grandissimo gol di Lucas Milano. È tornato il fenomeno. La rete col destro dopo la finta sul difensore avversario. Settimo centro stagionale per lui in Premier League. Occhio al cross sul secondo palo. Bravo Mario Rui. La palla rimane lì. Mario Götze. Götze prova a girarsi. Götze. Dentro Jovetic. Chiude tutto Moore. Poi Kacanovic va a rembio lungo, profondo, dove serve, riesce a servire Valencia addirittura. Può andare Valencia. Valencia sfida gli avversari. Valencia. Lotta Valencia, ma non riesce a prenderlo. Mario Götze. Götze uno contro uno. Ancora Götze. Sempre lui Mario Götze. Poi prova a chiudere. Lo fa bene Bentaleb. Poi con l'esterno serve Valencia. Valencia può far partire Milano. La palla è per lui. Milano.
Milano ne ha due davanti a sé. Milano prova a girarli. Milano se ne va. Milano. Milano accelera. Lucas Milano scatenato. Milano prova a rientrare. Milano. Milano. Milano dentro. Valencia. La finta. Valencia. L'ha parato di Caballero. Fenomenale. La palla adesso è per Valencia. Uno contro uno. Valencia accelera. Valencia larga. Per Saul in aria. Saul. Anzi, Hutchinson, il capitano, Hutchinson la mette dentro, non ci arriva Milano. Bravissimo Bentaleb, recupera palla, Bentaleb. Bentaleb la serve a Valencia, Valencia per Milano. Milano la fa scorrere, fa partire Leonussi. Può andare Leonussi a sfidare il difensore avversario. Leonussi, rientra così Leonussi. Leonussi, ancora lui, e Leonussi, e Leonussi, fino in fondo, calcio d'angolo. La palla in aria, per Hutchinson che non ci arriva. Poi Mario Rui di testa, fuori, Saul, per Milano in aria. Milano, Milano si ferma, Milano, va al cross, dentro. Per la testa di Cacciani, che ci non ci vuole la presa Cavalier. La presa Cavalier. Che senso hanno i due minuti di recupero, raga? Quando vogliono loro ne danno 26 a partita. Bravissimo Cacciani, che trova a ripartire. Lancio lungo, ma finisce qua. 2-1, arriva una sconfitta, la seconda sconfitta consecutiva. Dopo la sconfitta con Norwich. Cominciamo male questo episodio, raga. Cominciamo male. Però abbiamo fatto un'ottima gara, a mio parere. Ci rifaremo. Porca troia, che palle. 12 tiri, 8 in porta e loro hanno vinto 2-1. Allora, sta per finire ufficialmente dicembre. Ristabilito un altro dei nostri, della nostra lunga lista di infortunati. E adesso fermiamoci qua. Offer trasferimento per Burn subito. Il mercato è aperto. Ristabilito chi? Umtiti. Ottimo, meno male. Ha un'offerta da 1.900.000. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un attimo, perché 1.900.000 sono soldini, raga. Calcio mercato aperto. Il calcio mercato aperto. Grazie mister. Calma. Allora prova a chiedere 20 milioni alla società. Dato che mi avete detto che a gennaio puoi chiedere la cifra che vuoi, proviamoci. Cosa ho pensato? Io di Bernie non è che mi fidi molto. Però abbiamo fatto un affare a prendere la parametro 0. Perché? Adesso vi faccio vedere perché abbiamo preso la parametro 0. Che affare abbiamo fatto. Guardate quanto vale Bernie adesso. Bernie vale 13 milioni. Ok? Guardate quanto ha di riflessi Bernie. 60. E non lo sapevo. Me ne sono appena accorto. Quindi, volendo, si potrebbe vendere Bernie. Ha diventato un 83 addirittura. O magari tenerlo fino a fine anno e poi magari venderlo. Però dipenderà come si muove il mercato. E quindi ho deciso, dato che non mi fido al massimo di Bernie in porta, ho messo Trapp e Leno, che sono due portieri veramente bestiali. Quindi chiedo informazioni per entrambi i portieri. Poi, in difesa, dato che non si sa se Hutchinson rimarrà, non si sa se Burn va via, ne ho messi 4, ho messo Marquinhos, Kan, che lo trattavamo anche nel mercato estivo, Dragovic dell'Anderlecht e poi Okore. Okore, dato che davvero prende pochissimo, cioè ha 4 milioni e 4 e poi prende 50.000 di stipendio, potrei provare a fare un'offerta, tra virgolette, quasi di scambio. Cosa sto facendo con i soldi? Potrei fare un'offerta di scambio, offrendo in cambio per lui tipo Guthrie più 1 milione, la butto lì, raga, trattativa bassa. Dopo aver richiesto informazioni per tutti, avanziamo e andiamo molto piano, perché tra pochissimo c'è la partita contro il Southampton. Allora, Leno vogliono 30 milioni, sono troppi. Richiesta soldi... Ah, eccessivo, ok. Se te ne chiedo 15, proviamo a chiederne 15, tipo, ne ho chiesti 20, io che sono un po' troppi, naturalmente, dato che non mi hanno mai dato una lira. Però magari chiedo 15 milioni... 13 milioni, dando l'Europa League, ottavi e eliminazione diretta. E magari potevo chiederne anche 15, però secondo me non li accetto, dato che i soldi non ne danno quasi mai, raga, quindi vorrei evitare. Per Dragovic si aspettano 17 milioni, che sono soldi che io non avrò mai. Offerta per trasferimento è per Burn, che aspetto, perché non voglio cederlo subito. Aspettiamo anche ora qualche giorno, cioè qualche ora. E c'è la partita col Southampton, arrivano tra email. La richiesta per Trapp 25 milioni, Marquinhos 23 milioni. Richiesta fondi aggiuntivi, sono troppi anche 13 milioni. Cioè, ma come si fa a fare il mercato con una società che soldi non ne dà? Porca troia, 10 milioni. Lascio soltanto l'Europa League. Poi Europa metto l'eliminazione diretta perché siamo già. E anzi, mettiamo, lasciamo così. Taglie. Dai, 10 milioni non sono tanti per... Ti ho fatto guadagnare un sacco di soldi da quando alleno sta squadra. Speriamo non nevichi, altrimenti devo cambiare il pallone. Devo ricordarmi, non nevica, ottimo. Tempo sereno, sistemo la formazione e andiamo al match. Raga, è tutto pronto. Fulham Southampton. Dai, raga, andiamo al match. Forza Fulham, vediamo di riprenderci, perché ne abbiamo perse due consecutive. Potrebbe essere davvero la giornata giusta per
ritornare alla vittoria, raga, dato che le ultime due le abbiamo perse. Siamo quarti a 39 punti, a più 6 adesso dal Manchester, il Southampton è 14esimo a 21 punti. Non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo fare la nostra gara, star tranquilli e provare a vincerla. Si comincia immediatamente, buona partita a tutti, naturalmente, come sempre e per sempre, forza Fulham. Bellerin, larga, Martinez prova ad accentrarsi perché si è creato lo spazio, Martinez col sinistro, palla deviata, poi il tiro di Saul, in mezzo alle gambe del portiere avversario, Saul, 1-0 Fulham al quinto minuto, subito avanti il Fulham. Raga, deve essere la partita della svolta questa. E vediamo il tiro di Martinez deviato dal difensore, poi Saul, facile col sinistro in mezzo alle gambe del portiere. Bravissimo Bentaleb, il fregapalle lancia Valencia può andare. È un 2 contro 2 se si muove Melano. Valencia deve fare tutto da solo perché Melano sta fermo lì. Serve Melano 1 contro 1, Melano è sul destro. Melano, la palla alta. Ha calciato col corpo all'indietro Melano. E Lenussi 1 contro 1, sbaglia Lenussi, poi Bentaleb, lancia Lenussi, può andare lui. Lenussi 1 contro 1, Lenussi rientra in mezzo a 2, Lenussi per allungarsi la palla, Lenussi col destro la palla deviata. Melano largo con l'esterno per Bellerin dentro per Melano, bella palla, Melano oh, è rigore. Oh ma dai, perché a me non me li fischiano mai a rigore, per quale motivo? Madonna, questo era fallissimo. Lenussi con l'esterno per Valencia, può andare Valencia in mezzo a 2, Valencia più rapido, Valencia può andare al cross dentro per Melano che non ci arriva. Calcio d'angolo al 45esimo. La palla è dentro, Bernie, cosa fai con quel pugno lì? Meno male che la palla è uscita, occhio. Raga, non fatevi calzare, siamo al 45esimo, sapete cosa succede al 45esimo. Dai, in area non posso intervenire, dai. Dai che siete fuori, dai, vaffanculo. Via la palla, bravo Bernie. E finisce qua il primo tempo, 1-0, la rete di Saulo all'inizio partita. Andiamo a ripresa sperando di chiudere definitivamente perché non voglio rischiare nulla. Occhio, non fatelo calciare, bravo Bentaleb. Non fate calciare Long, bravissimi, occhio la palla è lì, lo sapevo. 1-1, il pareggio del Southampton al 52esimo. Ma cosa ho fatto di male? 1-1, la rete del pareggio. Da solo. Può andare il cross dentro per Valencia. La parata, come l'ha presa. Bravissimo Saul a recuperare palla. Saul, in avanti, Melano, fa partire Martinez. Corri Martinez, salite tutti, cazzo che è un contropiede della Madonna. Martinez piazzala, la parata anche qua. Valencia, dentro, Mario Rui, vede Valencia, la palla è per lui. Valencia in aria, Valencia, la palla, la rete, Valencia, proprio alla fine. Sono queste le partite che ci piacciono, sofferte, ma vinte proprio alla fine, all'ultimo secondo. Enner Valencia, 2-1. La rete della vittoria, secondo me. Non voglio buffarla, ma manca veramente troppo poco. Adesso stiamo attenti. Finalmente la rete di Valencia per il 2-1. Siamo stati sfortunatissimi in questa partita. 2-1 Enner Valencia. Finisce qua la partita. Il Fulham con il cuore, con tanto cuore, va a vincere questa gara. Allora raga, avviciniamoci alla sfida contro l'Arsenal, ma dobbiamo chiudere qui l'episodio. Ecco qua, arrivano tre email. Offerta bassa, offerta esitata per Roberts, che quindi accetta la nostra offerta per il contratto, e offerta bassa da Aston Villa. Proviamo a finire, 1 milione più Burn per Okore. Vorrei aspettare prima di fare un'altra richiesta di fondi, perché ho paura raga che ci blocchino tutto il mercato. Qui vabbè, facciamo partire Fofana, raga, in bocca al lupo a lui, va al Preston, per Bourne aspetto ancora un attimo, aspetto ancora un attimo per Bourne, perché se riusciamo a scambiarlo per Konokore sarebbe un'altra buona cosa, e c'è la partita con l'Arsenal, quindi fermiamoci qua. Ragazzi, anche questo episodio è finito, in classifica siamo ancora al quarto posto a 42 punti, a 3 punti dal City, non possiamo lamentare perché siamo ad 8 punti dal Chelsea capolista, non possiamo di certo lamentarci per questo campionato strepitoso. Vi chiedo come al solito di lasciare un bel pollice in su, un bel commento facendomi sapere cosa ne pensate di questo episodio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete i video, passate ai social che trovate qui sotto in descrizione perché pubblico tantissime foto, e noi ci vediamo al prossimo video.